Si tratta di circa 100 illustrazioni di strumenti musicali contadini, pastorali e artigiani, raccontate nel 1963 dallo zu Bruno a Spilinga, a ridosso di Capo Vaticano, alle falde del Monte Poro. Bruno Pugliese, detto zu Bruno, aveva ormai 80 anni e pensò di dettare a Reginaldo, suo allievo, artista popolare, pittore e scultore, le memorie della sua intensa vita musicale, che risalivano alla fine del secolo scorso. Sotto dettatura dello zu Bruno, che suggeriva i disegni degli strumenti, intessuti di osservazioni sulla vita musicale del Monte Poro, nacquero i quaderni, annotati e illustrati da Reginaldo D'Agostino. La prevalenza delle illustrazioni è data agli strumenti a corda, preferiti dallo zu Bruno. Tra questi, la sua predilezione andava per quelli ad arco. Era sul Monte Poro che lo zu Bruno trovava il materiale per i suoi strumenti, ciliegio, pero, sambuco, sorbo, gelso, cipresso, pino, abete, noce. Le trascrizioni di Reginaldo non si limitavano solo alla forma e alla materia degli strumenti, ma avevano anche indicazioni sulla loro accordatura. Non mancano raffigurazioni di strumenti a fiato. Molti di questi utilizzano espedienti poveri, come nel caso del piripilli, in cui due sezioni di canna stringevano un pezzetto di budello che soffiato entro la bocca suonava. Nei quaderni vi sono anche membranofoni. Fra questi vi è una chitarra battente, cosiddetta perché viene usata a percussione. Tra i membranofoni più suggestivi c'è il chicchirichì, che è un tronco di sambuco con una pelle sovrapposta, sollecitata attraverso uno spago. Interessanti sono i disegni dei cosiddetti idiofoni. Alcuni di questi erano costruiti con arnesi di lavoro. È il caso della conocchia sonora. Lo zu Bruno conosceva tutti i protagonisti della vita musicale tradizionale del Monte Poro. Nei quaderni si trovano i nomi, i soprannomi, i mestieri, le località di appartenenza dei suonatori. Tra i mestieri che per tradizione coltivavano la musica e il canto, ve ne sono alcuni ormai definitivamente scomparsi. Il trappitaro, che era l'operaio al frantoio. L'onquadraturi, che squadrava i tronchi. Il feriolo, cioè il sensale.
il Pirraroto, lo Spaccapietre. Che cosa si suonava? Lo Zubruno dettava a Reginaldo i nomi delle suonate. La musica tradizionale del Monte Poro veniva eseguita da differenti combinazioni di voci e strumenti. Zubruno morì nel 1969. A Spilinga nel Monte Poro era conosciuto dappertutto, anche se per molti anni era stato in America. Le strade di Spilinga, le falde del Monte Poro, lo avevano visto suonatore di banda, maestro di musica e costruttore di strumenti. I disegni di Zubruno, cioè i disegni che ho fatto io, sono stati voluti dallo Zubruno, perché dice, una cosa quando è tutta disegnata, è meglio perché tu la vedi, non ci faccio niente che è fatta storta, cioè non fa niente che è fatta storta, perché poi dice l'occhio, dice la correggi, dice ma se invece è una cosa è scritta e parlata, dice, la parola dice come le fronde, dice oggi la fronde è verde, domani poi la fronde si ingiallisce, e perde la forma sua proprio vera e propria, dice si ricogli, dice la frunda non è più la frunda, e si confonde, invece se tu già disegnasti la lira, dice io non mi fio più mai disegno, dice disegnala tu, e allora lui mi parlava, mi diceva, dice e che sta qua, poi ci aggiunge vicini, i misuri, dice e poi tu la giusta e precisa, pure una tremellante, dice, e allora era preoccupato sempre, dice tu falle perché un domani ti possono servire. Bruno quando il presidente Abaracca si scelava, la prima cosa accarezzava i banconi falegnavi, cioè lo toccava con una cosa, chissà cosa sentiva poi, e man mano che guardava gli scalpelli, le cose, lui gli veniva una dolcezza nel volto e nello stampo, era triste, va, tristissimo, cioè guardava gli attrezzi, le cose. Magari o spaccalegna oppure
Oleraro, cioè il liutaio, insomma, quando scegliono pezzi di legno, già quando lo spacca e cade a terra, già fa la distinzione tra i pezzi che si spaccano, quello che più sonoro lo sceglie, perché significa che con un signore può smuovare, cioè l'ha voluto baciare, insomma. Quindi significa che il suono è quello. Cioè, capitò per esempio, cadono pezzi di legno in terra, vedi? Vedi quel pezzo di suono. Magari questo è un altro suono. Senti, guarda. Vedi, senti. Vedi? E lui si regola quale pezzo di legno è più sonoro già. Già all'origine, prima di essere sensibilizzato, vede se sa natura già uva so, cioè già la scelta. È importante sto fatto. Lo zio Bruno diceva che per raccordare, per esempio, la lira, diceva che si doveva aspettare 20 nura. 20 nura significava che a campana grande del paese, la campana grande del paese, faceva 20 rintocchi. Alla distanza, per esempio, di 2-3 secondi. Don, don, don. E quindi dava la possibilità di poter accordare ula. Era il tempo di Natale, no? Tutti quelli che suonavano la lira si riunivano insieme e suonavano ognuno con la propria lira, ed erano di diverse forme. Partiva dalla lira piccola, cioè dalla liraca, fino alla lira più grande, fino al lirone grande, e facevano la pastorale, suonando questa pastorale qui. Io cercherò di farlo con una sola lira, cioè la parte che compete a questa lira qui, che c'era la più piccola e quella più grande. Questo qui faceva la parte, diciamo così, del canto, cioè la vera voce, insomma. La mandola piatta a 8 corde che staccava, che io a chiamare la mandola, però era una specie di liuto che staccava. E diceva che staccava questa qui, si deve suonare con le dita, non con la penna, che ha un suono dolcissimo. Mm-hmm.
Bruno, per esempio, quando una persona voleva imparare a suonare il mandolino, a suonare per esempio la fisarmonica, l'organetto, questo capiva, dice, tu sai leggere e scrivere, diceva lo zio Bruno. Se non sai leggere e scrivere, almeno i numeri li sai. Beh, i numeri erano una cosa normale, magari non sapevano leggere, non sapevano scrivere delle frasi, ma i numeri sì. E allora lui scriveva e insegnava a numeretti tutta la tastiera, se era del mandolino, della chitarra, per esempio, oppure della fisarmonica, o della mandola, del mandolino. E ogni tasto corrispondeva a dei numeri, contemporaneamente corrispondevano a dei numeri anche le note. I numeri poi corrispondevano al tipo delle dita, per esempio 1, 2, 3, 4, 5, per esempio delle dita che suonavano a pizzico. E meglio delle dita che toccavano i tasti erano soltanto 4. Per quanto riguarda i titoli delle suonate, volevano raffigurare, volevano dire il tempo, per esempio tempo di susta, tempo di pustara, tempo per esempio alliscia alliscia, pizzicaminni, per esempio c'era Ginchi Surco, che avevano tutto un riferimento a questione della femmina, cioè alla donna, insomma, no? Pizzica Crista era anche voleva raffigurare il tempo di battute, quelle che dava il senso nella tarantella del gallo che allargava l'ala, girava attorno alla ragazza e come fa il gallo che poi sale sulla gallina e pizzica la cresta, insomma, e fa, cioè, copre la gallina. Cioè anche lui quando danza la tarantella, se va la tarantella e fa quegli atteggiamenti, fa come il gallo, si avvicina e tac tac tac. Cioè, e poi c'è, cioè, a pizzica Crista. Per quanto riguarda il cantastorie decise di andare a studiare a Reggio e lì incominciai a lavorare da cantastorie e anche proprio lì nella villa comunale ebbi il battesimo, cioè con il canovaccio. Però che succede? Che prima avevo avuto un'impostazione di come era il cantastorie, perché lo zio Bruno ci insegnava anche i canti, per esempio o canto della capra, per esempio il canto per il dupe curarello, tipo questo così. Ooh.
Molte di queste ingiurie erano legate per esempio allo strumento che faceva, c'è Sabatina a lira, Augustigna, per esempio Pascale Augustigna, c'era quello che facevano i Custigni per le ricotte, per esempio c'era Ucimbalo, Michele Ucimbalo, perché suonava Ucimbalo, per esempio oppure Micolo Organaro o Micolo Lorbo, e perché questo cara praticamente suonava l'organo, per esempio U Chitarraro. C'è per esempio la Catalu Chitarraro, che ne è tutta loco, tutta loggio, giombiologi, che è la Chitarraro. Cioè ogni persona che magari poi prendevano i soldi. Nell'ultimo, cioè da 80 anni circa, perché aveva una paura terribile, come se le cose si dimenticassero. E siccome io avevo bisogno ogni qualvolta che costruivo qualche strumento oppure che preparavo qualche sonata, aggiustavo qualcosa, eccetera, quindi da una parte c'era l'esigenza che la volevo io, la volia per musaccio, dall'altra parte c'era una forte proprio tensione su Bruno di dettare a qualcuno queste cose, che in modo che non si perdessero.